Un cordiale benvenuto a tutti gli iscritti e futuri iscritti del canale Sovranista con una grafica rinnovata ma con l'ospite di sempre Fabio Lugano. Ciao, bentornato. Buonasera, buongiorno, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e grazie per passare un po' di tempo con noi. Bene, perché a seconda se è giorno o notte lui dà il saluto appropriato. Parliamo della Grecia, che non è né un buongiorno né una buonanotte. Ecco qua. No, diciamo che non so, è Dalla stato padella alla brace. candidato, ecco, esatto, dalla brace alla padella, perché se non altro questo ha promesso dei alleggerimenti di carattere fiscale. Comunque, fine del governo Siriza. Tsipras torna a casa e viene sostituito da Mazzotakis, questo rampollo di Nuova Democrazia, che è il partito che con quasi il 90%, 39-85, sfiora la maggior, diciamo, si avvicina molto a maggioranza assoluta, ottiene una marea di voti al livello delle vecchie maggioranze di Nuova Democrazia, che è un partito super tradizionale in Grecia. Delle maggioranze storiche di Karamanlis e che si pone quindi alla guida del paese per i prossimi 5 anni, 4 anni. Ora, il nuovo presidente, il nuovo primo ministro Mazzotakis è un pedigree perfetto per essere a capo di un governo di carattere, diciamo, liberista, europeista, soprattutto liberista, perché viene da una famiglia di politica tradizionale, di politici. Lui non è un uomo nuovo per nulla, dato che suo padre era già stato un politico molto famoso in Grecia. La sua famiglia, inoltre, lo ha fatto studiare in America, lui ha studi americani, ha lavorato alla McKinsey, quindi ha il perfetto pedigree per essere il primo ministro di un paese che si avvia a un liberismo, diciamo, piuttosto non sfrenato, perché il liberismo in Grecia sfrenato è un po' una contraddizione nei termini, però che si avvia a un cambiamento forte, a un certo cambiamento di politica economica. Cambiamento che naturalmente non farà modificare in profondità la vita dei greci, semplicemente perché si passerà da un sistema, diciamo, di repressione finanziaria socialista a un sistema di repressione finanziaria liberista. Cambia il tipo di cavallo, ma non cambia il percorso che viene appunto sul quale si viene condotto lo Stato greco. Il suo programma ha anche delle contraddizioni, perché lui parla da un lato di riduzione del numero di dipendenti pubblici, ma la Grecia già attualmente ha un coefficiente di numero di dipendenti pubblici tra i più bassi all'interno dell'Unione Europea, quindi Quindi, inesistenti, perché sì, sto guardando, c'è questo un grafico della Commissione Europea, Sì, questo qua, il grafico, la dimensione del settore pubblico. 2013, Ok, la esatto, Grecia naturalmente sta era poco sotto la media, penultimo, questo qua. era sotto la media, quindi va a raschiare ulteriormente un settore che era già stato molto raschiato, che non era già eccessivo nel 2013, era stato molto raschiato all'epoca di Tsipras, e lui afferma di voler raschiare ulteriormente. Se non altro ha un programma che contiene degli alleggerimenti fiscali, quindi almeno le aziende e i singoli greci potranno respirare dal punto di vista fiscale, ma nello stesso tempo dei forti investimenti. Ora, la Grecia ha un obbligo di avere un surplus primario del 3,1% sul PIL per X anni tendenti all'infinito. Ora, e questa è la sua volontà di avere dei forti investimenti da un lato e degli alleggerimenti fiscali, è un po' in contrasto con gli obblighi presi verso appunto questo obbligatorio surplus primario, quindi questa necessità di mettere ogni anno da parte tanti, tanti, tanti soldi. Punterà le privatizzazioni, ma ormai da privatizzare in Grecia non so che cosa possono privatizzare. Poi Daria. li hanno ceduti, le linee ferroviarie le hanno cedute, il gas l'hanno ceduto, possono privatizzare l'aria, il Partenone, i cassi del Partenone vanno direttamente a pagare il debito. Quindi non so che cosa possono cedere ancora. Sinceramente mi chiedo a che cosa stia puntando. Ora, è possibile, secondo me, personalmente, dato che lui viene dalla grande famiglia del PPE, che è in maggioranza all'interno dell'Unione Europea, punterà, come tutti i suoi predecessori, a trattare delle condizioni meno dure e quindi del ritorno del debito, di rimborso del debito in lungo termine. E queste condizioni meno dure potrebbero servire per le sue politiche di carattere espansivo. Quindi, in realtà, la crescita greca e il miglioramento delle condizioni greche, se vi sarà un'illusione dovuta al fatto che semplicemente la Grecia si impegnerà a non rimborsare nei termini previsti quelli che erano i suoi debiti.
Peraltro, ricordiamo cos'era l'avanzo primario, cioè che è tasse maggiore della spesa al netto della spesa per interessi. Degli interessi, quello è l'avanzo primario, cioè praticamente per i servizi si paga, lo Stato è sempre in avanzo e quindi chiede sempre più tasse superiori per servizi pubblici inferiori. Alla fine questo è l'avanzo primario. Certo. Ora, c'è un elemento che comunque c'è una speranza nel fatto che lui probabilmente essendo all'interno del PPE potrà avere un trattamento leggermente migliore, ma finisce qua. Attenzione che Nuova Democrazia del precedente ante Tsipras non riuscì nell'operazione e alla fine fu stravolta da scandali e appunto dall'austerità imposta dall'Unione Europea. Tutto dipende da come si comporterà nei suoi confronti l'Unione Europea. Da un lato il fatto se l'Unione Europea cede sulla Grecia non potrà che cedere anche sull'Italia, quindi vediamo un po' come si comporterà. Bisogna dire che Tsipras ha perso ma non è scomparso, anzi con superando il 30% si è in certo modo addirittura consolidato. Praticamente queste elezioni hanno visto una polarizzarsi dei voti attorno a due partiti, da un lato Nuova Democrazia e dall'altro il partito Siriza di Tsipras. Quindi abbiamo avuto proprio una polarizzazione molto forte e questo un po' penalizzato tutti i partiti minori. I vecchi socialisti di PASOK sono quasi scomparsi, sono ridotti all'interno di una mini coalizione che ha preso malappena l'8%. Sì. Abbiamo ancora i comunisti. Quindi il Partito Comunista di Grecia. Esatto, proprio di Grecia, con 5-30%. Duri e puri. È uscita dalla rappresentanza parlamentare Alba Dorata, i nazisti di Alba Dorata sono usciti. E anche Laos, che è un partito conservatore un po' strano, è uscito anch'esso dalla rappresentanza parlamentare. Non ci sono Verdi, perché i Verdi sono contenuti all'interno dell'accordo con Siriza, praticamente è una sorta di sinistra rosso-verde, quella di Siriza. Mentre abbiamo due partiti nuovi, uno è Mera 25 è il partito di Varoufakis, quindi è un partito di sinistra che è in rottura con Siriza anche per motivi di carattere personale. Ma non pensate che il Varoufakis attuale sia il Varoufakis 2015 che voleva una via d'uscita dalla stretta dell'Unione Europea. Adesso Varoufakis è diventato quasi un ultra-europeista. E poi c'è un partito nuovo che è Eleniki Lisi, EL, che ha preso il 3,7%, è forse l'unico partito un po' diverso che si presenta all'interno del panorama politico greco, perché Eleniki Lisi è un partito, potremmo dire, nazionalista, nato soprattutto come risposta alla situazione della Macedonia. Allora, spieghiamolo rapidamente, se no per noi è molto difficile capire questo. Allora, l'ex Macedonia, parte della Jugoslavia, ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea che potesse chiamare Macedonia del Nord. Ma questo ai greci non è mai piaciuto, anzi, ne sono stati sempre fortissimamente contrari, perché è come se noi chiamassimo, il Canton Ticino Lombardia del Nord. Si dà a una nazione straniera di Ticino Lombardia del Nord, almeno i ticinesi sono italiani come lingua, come tradizione. È come se noi dessimo, non so, alla Savoia il chiamarsi Valle d'Aosta del Nord. Abbiamo quindi una nazione con tradizioni e lingua completamente diverse che prende il nome di una zona di un altro paese, quindi mostrando delle pretese quasi nazionalistiche. Questo è sempre stato fortissimamente rifiutato dai greci. I greci dicono che la Macedonia è Macedonia ed è Grecia, appunto. È solo quella non Grecia che è Macedonia, tutto il resto non c'è. E proprio ci furono fortissime proteste quando fu concesso alla FIROM, quella che si chiama Former Yugoslavian Republic of Macedonia, di chiamarsi Macedonia del Nord. Ci furono fortissime proteste e queste portarono alla nascita di questo movimento politico. Questo movimento politico è l'unico movimento politico che è fortemente euroscettico e che quindi si può porre come proprio un'alternativa di sistema a tutto il sistema di ultra europeista di partiti greci, perché in Grecia forse a parte i comunisti, tutti gli altri, sia Siriza da un lato, sia la Nuova Democrazia dall'altro, sono partiti ultra europeisti. E L si viene a presentare come un'alternativa. E da un lato è anche positivo il fatto che Alba Dorata sia uscita, perché la posizione di Alba Dorata era incredibilmente provocatoria e estremista. Cioè, parliamoci chiaro, Alba Dorata, c'erano pizzatori.
era un partito che si richiamava chiaramente al nazismo, non era proprio un partito, non era un partito adatto a essere un consesso democratico, al di là del fatto che era stato eletto. Quindi il fatto che questa destra estrema venga sostituita da posizioni invece democraticamente più accettabili potrebbe essere un passo avanti, dato che io non credo che allora qualcosa potrà fare Mitsotakis potrà fare anche qualche cosa di buono, perché in realtà, come ho detto prima, avrà sicuramente un appoggio europeo molto migliore rispetto a quello di Tsipras, ma nello stesso tempo miracoli non li potrà fare. Quindi, quello che potrà fare lo potrà fare per concessione europea, per finanziamenti europei. Se non ottiene questo, il suo cammino è segnato esattamente con quello di Tsipras. E a tal proposito, se cammino... poi si è pure beccato, aspetta un attimo, si è pure beccato Tsipras, aspetta, un po' come si chiama, Gentiloni, hai visto il suo tweet, no? Sai cosa dice? Aspetta che mi sta caricando. Grecia, le dinastie a volte ritornano, onore a Tsipras che oggi ha perso le elezioni, ma in questi anni ha salvato il suo paese. Tsipras is Monti, sì. 2.0. Sì, va bene, dopo questo ennesimo, adesso basta che il Fassino gli dica che ha un grande futuro e siamo a posto. Cioè, se fosse Tsipras si comincia a toccarmi i coglioni subito. Ma in realtà la questione è molto sottile. Senza un alleggerimento o monetario, cioè uscita dalla Grecia dall'euro, o un alleggerimento, un forte alleggerimento dei vincoli di bilancio, la Grecia non può fare nulla. L'alleggerimento dei vincoli di bilancio non è compatibile con i pagamenti previsti per l'Unione Europea. Quindi o l'Unione Europea è lei che cede e permette alla Grecia di fare qualcosa di diverso, oppure il cammino segnato di Tsipras sarà anche il cammino segnato di Mitsotakis. Cioè andranno entrambe sulla stessa strada. I miracoli non li posso fare. Mitsotakis probabilmente sarà un pelo meno demagogico di Tsipras, sicuramente viene da una famiglia politica diversa, ma contro i vincoli che vengono posti non potrà fare nulla neanche lui. Peraltro, in questo caso, se... è una piccola cosa che dovevamo segnalare, che comunque in Grecia c'è la soglia di sbarramento al 3% come da noi. Sì, esatto. La soglia non è stata superata, infatti. Allora, a questo punto, se salterà anche l'alternativa Nuova Democrazia, che potrebbe saltare anche per altri motivi, visto che la precedente, diciamo, la generazione precedente di politici di Nuova Democrazia fu spazzata via per dei fenomeni di corruzione, quindi se dovesse saltare anche questa nuova generazione di politici democristiani, l'alternativa che rimarrà sarà solo una, e sarà quella di EL, che in questa situazione non può che crescere. Certo. Infine un piccolo dato, magari alcuni dati per concludere, no? Beh, l'affluenza mi pare intorno al 63%, puoi confermare? C'è stata, sì, esatto, e ha vinto l'astensione, molto meno che le elezioni precedenti. 63% in Grecia è come se noi andasse a votare meno del 50%, perché loro sono stati, come tutti i paesi mediterranei, sono sempre stati un paese estremamente, che dove le elezioni sono sempre state estremamente sentite. Certo, e poi un'altra chicca ovviamente è che in Grecia c'è solo una Camera con 300 parlamentari, hanno fra i costi della politica più bassi d'Europa. Infatti anche questa è una cosa curiosa, loro hanno un monocamerale, pochi eletti e così via, eppure paradossalmente anche loro hanno questa spinta verso il risparmio della spesa pubblica, che però alla fine si viene a convertire in un taglio fortissimo dei servizi pubblici. Due mesi fa, anzi forse meno, 45 giorni fa, c'è stato uno sciopero generale dei servizi sanitari. Mi spiego, in Grecia le analisi, questo tipo diciamo di sanità spicciola, non viene svolto negli ospedali, ma viene svolto da centri privati di analisi e di sanità. Questi centri privati di analisi e sanità, come esattamente noi, prendono il ticket, incassano un ticket dall'utente, e quindi si fanno rimborsare l'85% dallo Stato. Allora, dato che lo Stato, e questa sembra veramente una vicenda italiana, non stava più pagando questi centri privati, nonostante ne avessero diritto, a un certo punto questi centri si sono ribellati e hanno detto che la gente doveva farsi dare il rimborso dal ministro e che loro non avrebbero più accettato la convenzione con lo Stato. E questo ha causato una mezza rivoluzione. Ha causato dei grossi problemi all'interno della Grecia, perché immaginiamo se domani nessuno potesse fare se non a pagamento le analisi private. Quindi
tutta questa spinta verso il taglio della spesa pubblica non è che una spinta verso il taglio dei servizi pubblici, punto. Quindi sanità sempre più privata, educazione ridotta all'osso, che sono di carattere utilitaristico e così via. Bene, direi che abbiamo detto tutto, io ti ringrazio, ti saluto. Grazie a te e alla prossima, e a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti.